Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a casa mia, finalmente dopo tantissimi vlog dell'estate, finalmente un video a casa mia. Finalmente un video con consigli di bellezza. Se vi piacciono i video dei miei consigli di bellezza, le mie ricettine, lasciatemi tanti like così mi sento più incentivata a fare altri video di questo tipo. Prima di iniziare però vi devo dare un annuncio importantissimo, ragazzi, è veramente una cosa che mi rende tanto tanto felice e spero che renda felici anche voi. È un annuncio un po' bomba, è un po' ultimo minuto perché è una cosa che accadrà proprio nei prossimissimi giorni. Adesso che starete vedendo questo video, penso sia venerdì, e questa cosa accadrà domenica, ossia domenica ci incontreremo. Dove ci incontreremo se non al Sana, alla fiera del biologico, del sano, Sana, alla fiera del sano, sì, del biologico e del naturale. Ci incontreremo a Bologna, io sarò domenica 10 settembre, appunto questa domenica sarò tutto il giorno nel padiglione di Alchemilla e ragazze venite numerosissime perché non vedo l'ora di abbracciarvi, salutarvi, farvi le foto, tutto quello che voi volete, potremo stare tutto il tempo che voi volete assieme. E io diciamo che sono stata contattata da diverse aziende appunto per essere presente a Sana. Io stessa volevo esserci proprio perché quest'anno poi, oltre al fatto che mi occupo di biologico, del naturale da tanti anni nel web, quest'anno poi che ho anche aperto il negozio, il Carita Shop a Quarto in provincia di Napoli, io dovevo per forza esserci. Quindi poi a breve ci sarà anche il lancio del nostro sito, a breve vi parlo di giorni, quindi se magari venite a Sana vi do anche qualche anticipazione. E quindi dovevo esserci. E in effetti io girerò anche per varie aziende, per vari padiglioni, girerò un po' anche nella fiera, perché comunque tutte le aziende che ci sono, sono la maggior parte dei marchi che io utilizzo, che stimo, sono tutti comunque miei amici, perché cioè, da anni che utilizzo questi prodotti, comunque ho collaborato con gran parte di loro, parecchi di quei marchi sono presenti nel mio negozio, quindi ovviamente c'è tanta stima, però sarò principalmente allo stand Alchemilla, padiglione Alchemilla, perché Alchemilla presenterà delle novità bellissime, in particolare dei prodotti per capelli, di cui io me ne sono innamorata, perché mi hanno parlato appunto di questa produzione di questi prodotti già da diversi mesi e io ero tutta eccitata perché erano dei prodotti veramente favolosi, quindi che ho provato in anteprima, che mi sono piaciuti tantissimo e quindi ve li faremo conoscere. Ovviamente saranno presenti nel mio negozio, ovviamente. E nel mio sito, appena sarò online, troverete già ho tantissimi prodotti, cioè ho tutto di Alchemilla e troverete anche questi nuovi che veramente sono fantastici per la cura dei capelli. Comunque, ragazze, vi aspetto questa domenica a Bologna. Venite perché il Sana è una bellissima fiera. Ci sono appunto tanti prodotti biologici, naturali, cosmetici, trucchi, make-up, tante marche veramente buone e c'è la possibilità anche di comprare e avere degli sconti particolari, campioncini, soprattutto allo stand Alchemilla. Hanno preparato comunque delle sorprese molto belle, oltre al fatto che incontrerete me e voglio dire, non è poco, però ci sono anche delle fantastiche occasioni per poter approfittare, quindi venite, venite numerosissimi. Non è una fiera soltanto per commercianti, ma una fiera anche aperta al pubblico perché si può comprare con condizioni vantaggiose, quindi ci sono sconti, campioncini, insomma venite. Io vi aspetto domenica 10 settembre, padiglione Alchemilla, Sana, Bologna. Numerosissimi, venite, 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 venite. Un'altra novità bellissima, perdonatemi, ma ci tenevo a dirvi tutte queste novità e non mi andava di fare un video soltanto per questo, quindi ho fatto questa piccola intro. Anche nel mio negozio Carita Shop ci saranno delle novità, ovvero per tutta la settimana ci sarà una festa dove nel nostro paese Quarto, in provincia di Napoli, quindi ci saranno sconti, regali, noi faremo delle cose veramente belle appunto perché saremo sempre in festa e staremo aperti anche oltre l'orario di chiusura, quindi chiuderemo verso le 10, 10 e mezza di sera, insomma saremo aperti, quindi passate, venite perché è bellissima questa festa, faremo sconti, regali, estrazioni, già da
oggi già stiamo facendo, e poi in particolare sabato e domenica saremo aperti anche domenica, e ci saranno tante sorprese, quindi venite a trovarci. Finalmente possiamo iniziare con il video. Ho pensato di darvi dei trucchetti molto molto semplici, fai da te, fatti in casa, per appunto prepararvi all'inizio della scuola, ma anche dell'università, del lavoro, insomma di quel che volete, appunto per la cura della pelle. Se vi piace questo tipo di video, ve lo posso fare anche per la cura dei capelli, 10 trucchetti, perché so che questi video sui rimedi, le cose semplici vi piacciono, dove in un unico video vi do più informazioni. Lasciate tanti like e ve lo faccio anche per i capelli, fatemelo sapere nei commenti. Primo trucchetto è quello dell'acqua e dell'aceto, non so se conoscete, ma un rimedio ad esempio contro i brufoli, ma anche soltanto per illuminare la pelle, applicare sul viso con un dischetto bagnato di acqua e aceto. Ovviamente mettete semplicemente una goccia di aceto, se no potrebbe essere irritante, e lo tamponate dove avete i brufoli, le macchie o anche su tutto il viso se non avete una pelle troppo delicata. Questo tende a rimuovere i brufoli e a illuminare la pelle e a schiarire anche le macchie. Un altro rimedio fantastico è il miele. Io ve lo dico sempre, il miele è un ingrediente miracoloso per la pelle, perché il miele è un antibatterico, un antinfiammatorio naturale. Non solo illumina, rende la pelle morbida e liscia, ma è anche un ingrediente antiacne, cioè viene utilizzato proprio il miele, la propoli, per tutte quelle situazioni di infiammazione, di irritazione, molto molto lenitivo. Quindi potete anche applicare il miele su tutto il viso, fare tipo una maschera, oppure sui singoli brufoli, come preferite, e quando lo risciacquate avrete la pelle morbida, liscia, luminosa, senza brufoli e senza imperfezioni. Un altro rimedio è uno dei miei preferiti, è gel d'aloe vera con il tea tree oil. Ma voi avete visto l'intrusa? Guardate là la bobina che si maschera nei cuscini. Basta che prendete un cotto fioc, applicate una goccina di gel d'aloe vera e una goccia di tea tree oil, e questo va applicato sui singoli brufoli contro le macchie. Potete fare appunto questi trattamenti che vi sto dicendo il giorno prima di andare a scuola, o comunque prepararvi 2 o 3 giorni prima, come una pulizia per il viso. Ultimo trattamento prima di andare a dormire è quello di applicare una quantità generosa di burro di karité sulle labbra, perché il burro di karité è l'ingrediente principale per nutrire, ristrutturare, fa apparire le labbra più turgide, sane, vi toglie le pellicine e anche più voluminose, perché più idratate e più belle. Quindi io odio le labbra screpolate con le pellicine. Applicate burro di karité e andate a dormire, così tutta la notte agisce. Usate burro di karité puro, come quello che ho io a Carita Shop della farmacia Vernile, che è veramente uno dei pochi che è puro ed è ottimo e costa anche poco. Poi ragazze, quando vi svegliate che dovete andare a scuola, è il vostro primo giorno di scuola, magari potrebbe essere accaduto che il giorno prima siete uscite perché vi sentite ancora in vacanza, e allora magari avete dormito poco, cioè avete gli occhiali, gli occhi gonfi. Cosa potete fare? Con il ghiaccio. Però il ghiaccio non va applicato direttamente sugli occhi, perché può essere comunque irritante, è troppo freddo, no? Può irritare la pelle. Allora fate in questo modo, fate tipo un panino al ghiaccio, cioè prendete un cubetto di ghiaccio, aprite un dischetto, cioè lo aprite così in due per non sprecare troppi dischetti, e mettete un dischetto sopra, un dischetto sotto e il cubetto di ghiaccio al centro. In questo modo voi applicherete sull'occhio, sull'occhiaio con gli occhi chiusi, il dischetto, dove poi sopra c'è il ghiaccio, quindi non direttamente il ghiaccio a contatto con la pelle. Il ghiaccio tende subito a rimuovere le occhiaie e gli occhi gonfi. Un altro rimedio, e frattempo vi preparate una bella tazza di tè verde. Il tè verde fa benissimo perché vi dà la carica giusta la mattina, vi dà una bella svegliata. Fa bene perché bere almeno una tazza di tè verde al giorno vi aiuta a mantenervi belle, giovani, fa bene alla pelle e a tutto, quindi una buona abitudine anche per la forma fisica. E poi quello che avanza del tè verde, che sia anche un po' intiepidito, non è poi più così caldo, con un dischetto di cotone lo applicate su tutto il viso. Questa lozione di tè verde sul viso serve per energizzare il viso, quindi darvi una svegliata, togliervi i segni del cuscino in faccia, illuminare l'incarnato, e funziona a modi di tonico appunto sul viso, sempre contribuisce a rimuovere le imperfezioni, in particolare i punti neri, quindi strofinatelo in particolare sul naso e sulla zona T. In alternativa al tè verde potete anche utilizzare un infuso di lavanda o di camomilla, che appunto non vi daranno proprio quell'energia, però sono anche questi molto lenitivi e antinfiammatori, quindi anche questi contribuiscono a rendervi la pelle più bella e luminosa. Poi ragazze, una cosa importantissima che so che non tutte fate
è: appena vi svegliate, dopo aver lavato il viso, applicate sempre una crema idratante. Sia che voi siete giovani, andate di fretta, voi siete maschietti, tutti devono applicare la mattina una crema viso idratante, perché idratare la pelle, applicare una crema viso buona, ovviamente naturale, biologica, di quelle che vi consiglia Carlita, senza silicone, senza paraffine, senza schifezze, c'ha degli attivi dentro che vi mantengono la pelle sempre pulita, quindi contro le impurità e soprattutto molto morbida e idratata, quindi non avrete imperfezioni e non avrete le rughe. È importantissimo idratare la pelle tutti i giorni. È come se voi non mettete la crema idratante, pensate, come se voi non beveste acqua tutti i giorni, cioè come bevete e date acqua al vostro organismo, dovete applicare la crema e dare da bere alla vostra pelle. La stessa cosa. Poi applicate anche una cremina sulle mani, di modo che adesso, andando incontro all'autunno e l'inverno, con il freddo le mani si iniziano a screpolare ed è brutto vedere le mani secche e screpolate. Applicate una crema mani buona anche sulle unghie, cuticole e sulle mani, così le vostre mani sono sempre morbide, belle e curate. Cosa importantissima: utilizzate trucchi buoni, senza siliconi, senza paraffina, naturali e biologici. È importantissimo, perché è la prima cosa che vi evita di avere brufoli, imperfezioni, impurità. Quindi se utilizzate un make-up naturale e biologico, avrete una pelle bellissima. Ragazze, fidatevi di Carlita, è così. Quindi io vi consiglio poco trucco ma buono, di qualità. Un correttore, un fondente minerale, cipria, blush, un po' pettinate le ciglia, le sopracciglia e magari le disegnate, e poi tocco finale, un bellissimo burro cacao che vi mantiene le labbra morbide, idratate e vi protegge dal freddo. Ovviamente però anche un lucidalabbra, secondo me, anche se andate a scuola, un bel lucidalabbra colorato si può sempre mettere. Quindi questo è tutto, ragazze, questi erano i miei semplici consigli per iniziare la scuola. L'ultimo consiglio ve lo voglio dare: dai, tanta carica, perché andare a scuola è bellissimo, e quando sarete più grandi come me rimpiangerete di andare a scuola. Era così bello andare a scuola e non andare a lavorare. Quindi andate a scuola con piacere, perché a scuola imparate tante cose, vi divertite con i vostri amici, e quindi vi auguro buona scuola, buon lavoro, buon studio, qualsiasi cosa decidiate di fare, fatela bene, fatela sorridendo e con passione, vedrete che sarà più facile e vi riuscirà meglio. Io propongo tanti buoni voti per tutti, a tutte le professoresse lo dico, siate più clementi. Ciao, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti. Ciao da Carlita. Ci vediamo a Sana il 10 domenica, stand al Camilla. Ciao.